cui dobbiamo tutti, diciamo, provare ad aderire e su quali ci dobbiamo cimentare. Noi sappiamo, ma abbiamo parlato tante volte, superfluo ribadirlo, diciamo, i problemi di fondo che il nostro sistema socio-sanitario sta affrontando e che deve affrontare, e noi non possiamo permetterci di fare una cosa sola. Noi, oltre a diciamo, rivendicare maggiore attenzione, maggiori finanziamenti, politiche più sensate nei percorsi, diciamo, professionali, anche di formazione verso le professioni sociosanitarie, e facendo questo però parallelamente, e penso che nelle ultime settimane qualche, diciamo, nuova opportunità, nuova organizzazione, nuovo servizio lo abbiamo attivato, dobbiamo avere la consapevolezza che anche qui, anche nella nostra terra, anche nel nostro territorio, la spinta riformatrice, la spinta, diciamo, di riforma dei servizi deve essere forte. Questo lo dobbiamo fare, perché è evidente a tutti, al di là degli aspetti, diciamo, del sistema sanitario, ci sono gli aspetti di trasformazione della demografia e della società che hanno una portata, una valenza tale per la quale il sistema e il servizio non può non cambiare. Anche laddove li avessimo, saremo comunque chiamati a riforme forti della modalità con la quale abbiamo i servizi, anche, diciamo, per cogliere le opportunità, perché parliamo prima di altri, anche perché in questo particolare servizio probabilmente erano più avanti di altri nel sperimentare forme di integrazione e anche nel sistema di rete. Magari ci siamo davanti a un punto fondamentale. Fondamentale, la dico così, soprattutto in relazione, diciamo, alle grandi professionalità che professionisti e professionisti dell'ambito delle professioni sanitarie e dell'ambito delle professioni sociali che operano in questa centrale operativa, dovranno mettere in campo, perché è chiaro che noi siamo davanti a un team, adesso non voglio caricare troppo di responsabilità, che riguardo alla conoscenza di tutta la rete delle opportunità e dei servizi offerti nel nostro distretto e nella nostra provincia, e nella capacità di saper orientare, cioè un operatore che si trova davanti alla necessità di dare una risposta di salute, una risposta sociale a un cittadino, un paziente, un assistito, avrà una rilevanza importantissima. Quindi sarà una valutazione non, diciamo, facile, immediata e schematica, ma dovrà essere una valutazione del dialogo fra due professionisti, uno che si trova spesso davanti al paziente, anzi tre, uno che si trova davanti al paziente, uno che è in centrale operativa e un altro che è da tutt'altra parte e che non è ancora stato attivato, e che invece dovrà creare quel link e quel percorso che da un lato dia la migliore risposta al paziente. Altro elemento fondamentale, su questo, diciamo, vado particolarmente orgoglioso, è l'integrazione fra ambito, non solo fra ambito sanitario e ambito sociale, che già esiste all'interno della società, ma, diciamo, la totale, diciamo, condivisione del percorso fra gli assistenti sociali dei comuni, non è solo quelli del comune, ma sono quelli dei comuni, l'assistente sociale associato fra i comuni della Vena Cervia e Russi, e invece i professionisti dell'azienda. Questa per noi è una linea, diciamo, è un punto di non ritorno, cioè qui i tre comuni che avevano storie diversissime nella gestione dei servizi sociali hanno fatto il servizio sociale associato principalmente per fornire al distretto e all'azienda un unico interlocutore per poter programmare i servizi. Stessa cosa in questa provincia di degli altri due distretti, tanto in quei casi servizi sociali associati. Quindi c'è un sistema, diciamo, che è pensato per funzionare e per potersi integrare al meglio, e su questo dobbiamo sicuramente spingere ancora di più. L'ultima cosa che dico è c'è un valore democratico dell'orientamento all'interno dei servizi sociali e sanitari, e risponde a questo semplice principio, un dato purtroppo drammatico ma evidente, che meno si è istruiti, meno risorse economiche si hanno a disposizione, e in questo paese con maggiori difficoltà non solo si accede ai servizi, diciamo, privati, quelli a pagamento, questa è una fatta scontata, ma c'è anche un dato che anche laddove i servizi sono pubblici e gratuiti, universalistici, più, diciamo, fragile la persona dal punto di vista sociale,
non dal punto di vista sanitario, più questa fragilità sociale progressivamente diventa anche una fragilità sociale, sanitaria, perché è evidente che senza una sana politica di orientamento ai servizi, cioè senza centrali operative, senza reti diffuse di assistenti sociali che informano i cittadini su quelle che sono le opportunità di cura e di assistenza, la dico così, una parte della popolazione ce la fa da sola, o spesso ce la fa da sola, e una parte della popolazione invece rischia, diciamo, di non trovare risposte, a volte non solo perché non ci sono o non ci sono nella quantità in cui vorremmo, ma perché non le trova proprio, non sa dove rivolgersi, a chi rivolgersi, quando rivolgersi e con che frequenza rivolgersi. Quindi sviluppare servizi di questo tipo, cioè quindi sviluppare la rete di chi ha il compito di garantire l'universalità delle cure e l'universalità dell'accesso alle cure, è anche, diciamo, un grande dovere costituzionale.